Giovedì 5 novembre 2015 si è svolta la cerimonia di riapertura della scuola primaria e secondaria di San Giorgio di Pesaro, rimasta chiusa lo scorso anno scolastico causa lavori per la riduzione del rischio sismico dell'edificio. San Giorgio di Pesaro è con Antonio Sebastianelli, il sindaco appunto di San Giorgio. Antonio, ci vediamo spesso, quindi vuol dire che questo comune funziona, giusto? Cosa ci abbiamo stasera? È vero, ci vediamo spesso. Un saluto a tutti i telespettatori di Teleschianto. Questa sera inauguriamo la scuola primaria e secondaria di primo grado, quella che veniva chiamata prima scuola elementare e scuola media, che è stata recentemente ristrutturata ed è stato ridotto quello che è il rischio sismico, di cui chiaramente dobbiamo tutti tenerne conto, perché lì dentro abbiamo nel nostro caso 95 bambini, quindi lì è un investimento che noi facciamo per il futuro. I lavori, che hanno un importo di 300.000 euro, sono stati finanziati con un contributo statale che ci fece avere nel 2011 l'onorevole Vannucci. Abbiamo anche dei personaggi, ce li puoi presentare, ce li puoi annunciare prima? Mi sono molto orgoglioso stasera di dire che abbiamo con noi il sottosegretario alla pubblica istruzione, l'onorevole Davide Faraone, l'onorevole Morani, che diciamo ha raccolto così il testimone di Massimo con la sua presenza sul territorio, e poi i sindaci qui dei comuni limitrofi, quindi i sindaci di Piaggi, Barchi, Orciano, il sindaco di Mondavio, abbiamo i rappresentanti della provincia, quindi stasera è una festa per tutta la nostra comunità. Ok, complimenti e auguri anche per il futuro. Grazie. Benvenuto a questa giornata, organizzata in occasione del completamento dei lavori di adeguamento sismico della nostra scuola primaria e secondaria del comune di San Giorgio di Pesaro. Un particolare benvenuto voglio darlo agli studenti e alle loro famiglie, perché questa giornata è dedicata soprattutto a loro. Ricordiamo gli eventi in successione nel pomeriggio con i saluti e interventi delle autorità, l'animazione da parte degli alunni delle scuole, il taglio del nastro e la presentazione dell'intervento realizzato. Ricordiamo anche l'importanza di questa tipologia di interventi atti alla messa in sicurezza dal rischio sismico di edifici pubblici. In una provincia classificata interamente come zona 2, che tradotto in parole povere sta a significare in questa zona possono verificarsi forti terremoti. Sbirciando nella pagina terremoti in tempo reale notiamo che la provincia di Pesaro Urbino è sempre presente nella tabella terremoti, fortunatamente di lieve entità, a parte un paio di episodi ai primi di settembre di magnitudo 3.5 e 3.9.